In Gir per Fan, la passeggiata degustativa per il centro storico di Fano, che mixa eccellenze territoriali, enogastronomiche e siti storico-culturali della città della Fortuna, ha fatto registrare anche per questa edizione un grande consenso e afflusso di persone, raggiungendo così appieno lo scopo della manifestazione. Sul fronte del gusto sono stati distribuiti circa 1000 litri di vino e i polentari di San Costanzo hanno rimestato oltre 300 kg di polenta e altrettanto è andato via per il risotto. Non da meno i secondi, che tra sardoncini e salsicce sono arrivati a quota 600 kg. Numeri importanti anche sul fronte dei siti visitabili, aperti per l'occasione con la collaborazione del Comune. 800 biglietti sono stati staccati per la Pinacoteca e Musei Civici, 500 per gli scavi sotto la Memoteca e altre 500 persone sono entrati nella Pinacoteca San Domenico. Abbiamo regalato una bellissima serata alla città e grazie a questi che hanno fatto i punti enogastronomici, grazie a coloro che sono stati nei punti storici per far vedere, far conoscere la città di Fano, grazie ai musicisti che si sono esibiti per regalare anche dei momenti di intrattenimento laddove magari c'era un po' più di fila. Quindi è una bella serata che la Proloco, tutti noi ragazzi, vogliamo dedicare alla città di Fano. Anche la musica ha fatto la sua parte con band di diverso genere musicale che accompagnavano gli ospiti tra una postazione e l'altra. Poi, finito il giro degustativo, caffè Moretta in piazza per il gran finale con il concertone del gruppo Coverland che ha tenuto incollati tutti fino a l'una di notte.